aspetta nel suo studio. Da questa parte. Grazie. Ah, senta, non è che per caso potrebbe restare con il ragazzo? Sì, certo. E tu? Come ti chiami? Prego, si accomodi. Dottore, un uomo sa quando sta per morire, quindi la prego di non girarci intorno. Mi dica solo quanto mi resta. Lei ha una grave forma di leucemia. Normalmente proporrei una terapia intensiva, ma le sue cellule tumorali sono in uno stadio troppo avanzato. Capisco. Ha un'aspettativa di vita di un mese. Purtroppo la nostra struttura non può sostenerla per tutto il corso della degenza, visto che sono un caso perso. Non c'è problema, morirò nel mio letto senza... Non è quello che volevo dire. Le stavo spiegando le possibili soluzioni. Dottore, grazie, ma non mi interessano. Arrivederci e grazie ancora. Papà, giochiamo? Sì, tesoro. Ora andiamo a casa e giochiamo tutto il tempo che vuoi. Giochiamo. Sì, tesoro. Ora andiamo a giocare. Ma lei deve capire che io non ho nessuno. Mia moglie se n'è andata. Signora, mi ascolti. Io sto morendo. Non mi importa della prassi. Voglio solo sapere dove andrà mio figlio dopo che io non ci sarò più. Ho capito. Vorrà dire che oggi stesso andrò a visitare una di queste residenze sanitarie assistite. Cosa? Signora, io ho un mese di vita. Non ho tempo di parlare con un giudice. La prego. Faccia uno strappo alla regola e mi dica quale potrebbe essere assegnato mio figlio. Signora, la prego. Io la devo vedere fino a quando avrò la forza per farlo. Devo vedere dove vivrà mio figlio. Grazie. Perfetto. Aspetti, che prendo una penna. Via Rosi 23. Hai visto come sei bello, tesoro? Papà. Dai, ora alziamoci che dobbiamo uscire. Questa è l'area ricreativa, dove, come potete vedere, ci sono molte attività da svolgere. A me sembra che qui giochino solo a carte, ma ci sono degli assistenti sociali che starebbero con il ragazzo? Sì, certo. Ogni giovedì dalle 2 alle 4 e hanno un vasto repertorio. Dalle 2 alle 4? Lo trovo allucinante. Ma sai, in questa struttura non abbiamo molte situazioni come la vostra e solitamente gli assistenti sociali vengono mandati nelle RSA statali ad alta concentrazione minorile. E il ragazzo che farebbe gli altri giorni allora? Procediamo? Permesso? Meno male che non c'è nessuno. Questa è la camera, come potete vedere. Ma cosa vuol dire non c'è nessuno? Chiaramente il ragazzo dividerà la stanza con qualcun altro. Papà, giochiamo! Ma si rende conto che mio figlio ha delle esigenze particolari? Come può pretendere che possa dividere la stanza con altre persone? Papà, giochiamo! Ma non dipende da noi! Né tantomeno può dipendere da me! Dai, tesoro, andiamo! Papà, giochiamo! No, tesoro, ora adesso noi non possiamo giocare. Ora papà ti porta via da questo. Ma perché fa così? Cerchi di essere ragionevole! No! Tranquillo,
Roberto, sono tranquillo. Ora andiamo a giocare. Però prima dobbiamo andarcene via di qui. Sì, giochiamo. Data la sua situazione, noi siamo l'unica possibilità per suo figlio di vivere una vita normale. Arrivederci. L'uscita la troviamo da noi. Papà, giochiamo. Dai, amore, alzati. Papà, giochiamo. Certo, tesoro, lo facciamo un nuovo gioco bellissimo, bravo. Ecco, alzati così, papà, giochiamo. Commessa, sulla sedia, attento, ecco. Ora cerca di stare in equilibrio. Ecco, fidati, amore. Papà. Ti divertirei tantissimo. Tranquillo, tesoro, tra un attimo sarà tutto finito. E poi giocheremo per sempre.